Tutti ben ritrovati in un nuovo video. Video Finiti Beauty del mese di ottobre. Fermate il mondo, voglio scendere. Allora, questo mese ho finito Tesori d'Oriente, Fiore del Dragone Flower, Dragon Flower. Buono. Mi piace, è un po' particolare nel senso che è molto molto forte, potrebbe non piacere. Vi invito ad andare a vedere se non avete visto il mio video dedicato ai tesori d'Oriente perché di questo ne abbiamo parlato. L'altro giorno ci ho fatto proprio il bagno, sono onesta, l'altro giorno, forse ieri che è il 29, sì, perché adesso che sto girando è mercoledì sera 30, domani finisce il mese, ma chiaramente sono in super tempo perché il mese scorso ve l'ho tardato di 3-4 giorni, adesso sono super puntualissima. Sì, ieri ci ho fatto proprio il bagno. A seconda di come mi sento, questo è un profumo che aiuta ad aggredire, tra virgolette, la giornata. Vi ho già parlato in quel video, ripeto, andatelo a vedere, che spesso e volentieri, al di là del mio profumo del buon umore, che rimane orchidea della Cina, sempre di Tesori d'Oriente, spesso e volentieri alla mattina, quando arriva il momento del profumo, in relazione alle vibes di quel momento, a quel preciso istante, a come mi sento, decido che profumo mettere. Questo è veramente il profumo di aggressione della giornata. È caldo, è avvolgente, è inebriante, ricorda molto Angel, ma sapete che non mi piace parlare di Upe, eccetera. È avvolgente, viene definito regina della notte come profumo, avvolgente perché ti avvolge, un po' come la notte effettivamente ti avvolge. Il fiore del dragone, dragone è una pianta di rara bellezza che fiorisce solo di notte. È veramente un profumo d'effetto che non mi piace, cioè non è che non mi piace sempre, non è da tutti i giorni, è proprio da quei momenti del tipo ci sono, affronto. Io mangio la giornata e non è la giornata che mangia me. Effettivamente mi piace, potrei assolutamente riprenderlo. Purtroppo è finito, ma devo anche dire che io ci faccio il bagno e a seconda poi delle sensazioni abbondo, cioè per me il profumo è una componente fondamentale e ne metto, punto. E dopo essersi lavati, chiaramente, specifichiamo perché qui non si sa mai, però è buonissimo, potrei assolutamente riprenderlo. Ho finito io, igiene intima e corpo, utilizzato come detergente intimo in doccia, come si può vedere, Vidermina. Questo va bene anche per tutto il corpo, è vero, ma come vedete ho il dermogella, mi piace diversificare. A me la Vidermina piace sempre molto, ne ho provate diverse, se mi seguite lo sapete, se non mi seguite mi raccomando seguitemi. E questo non è da meno, l'avevo trovato in super mega offerta in B-Pack alla Medimarket, è una vita che non vado alla Medimarket. L'altro ce l'ha nel bagno Alessandro, l'aveva finito, ma lui piace tenere questi pack per l'erogazione. È molto molto buono, non escludo che io posso riprenderlo e magari al prossimo giro lo utilizzo su tutto il corpo, intimo compreso, perché effettivamente vedete che nasce intimo e corpo. Ripeto, a me piace diversificare, però la Vidermina si difende egregiamente, quindi magari al prossimo giro gli darò una doppia chance, ma è veramente veramente buonissimo. Vidermina mi piace sempre molto, consigliato. Ho finito, non so se una sola confezione o due, magari viene fuori, non ricordo. Una confezione di magnesio, sapete che lo prendo mattina e sera, nell'ultima settimanella, adesso da 3-4 giorni ho ripreso a prenderlo anche di sera, per una settimana l'avevo interrotto la sera solo alla mattina a colazione. Devo dire che però a me fa bene mattina e sera, quindi ho ripreso a fare mattina e sera. Questo è il magnesio dell'Eurospin. Ci ho dedicato un video che viene prodotto dalla Marco Viti Farmaceutici, però vi invito ad andare a vedere il video dedicato recentissimo perché ne abbiamo parlato. Lo acquisto da Eurospin, costa 3,49 € per 150 grammi. Mi piace sempre molto, il magnesio fa molto bene per tutta una serie di cose, tra cui riduzione della stanchezza e affaticamento e aiuta un po' il sistema nervoso, fa benissimo, stramega consigliato, qualità-prezzo ottima. Ho fatto di Garnier Skin Active maschera idratante illuminante, infusa con l'equivalente di un flacone di siero. Allora, questa l'ho fatta due volte,
alla fine del mese di settembre, soprattutto all'inizio di ottobre, girucchiando su TikTok, eccetera, la sera, scrollando, bla bla bla. E anche alcuni video di alcuni finiti di varie ragazze, si diceva: no, ma questa la uso 2 volte, c'è molto siero. Allora, non lo faccio sempre, nel senso che comunque molto spesso mi verso proprio, cioè metto la maschera, il siero in eccesso lo tampono, cioè la rendo proprio super mega intrisa senza cercare di sprecare manco una goccia, poi la metto sul collo. Però in questo mese devo dire che ho provato ad utilizzarle 2 volte e devo dire che questa mi è piaciuta. C'era una versione che io non so se la precedente che io avevo provato di Garnier la Vitamina C, che aveva un pack diverso, perché vedete che questo è giallognolo, non è arancione. Io ne avevo provata una uguale, ma sul tono arancione che non mi era piaciuta, non mi ricordo, vabbè. Comunque questa l'ho utilizzata 2 volte, in entrambi i casi ha agito egregiamente, perché parliamo di 28 grammi di prodotto, quindi sono molto molto piene di siero le maschere di Garnier. L'ho utilizzata anche un sabato mattina, quindi ero un po' più tranquilla. La pelle effettivamente molto idratata, rimpolpata, illuminante. È una buona maschera, assolutamente. Se dovessi ritrovarla in offerta potrei anche riprenderla. Date una chance al doppio utilizzo, un po' per il cosiddetto antispreco, chiamiamolo antispreco, e poi abbiamo 2 applicazioni con una maschera sola, il che non guasta, e la resa è comunque molto buona perché, ripeto, sono veramente molto intrise di prodotto. A volte uso tutto il siero quando magari ho fatto una skincare della stanchezza, che so che ho utilizzato, velocizzato il tutto, magari mentalmente dico: sa, usiamo più prodotto, e la uso tutta, idratando bene anche il collo, facendomi un bel massaggio. Però devo dire che il doppio utilizzo si salva egregiamente. Consigliata, potrei anche riprenderla. Ho fatto una maschera che presi da Primark un po' di tempo fa, Peach and Lime Sheet Mask, una maschera alla pesca e al limone, illuminante e idratante. Vi dirò che io l'avevo presa questa perché credo che fosse una novità, mi aveva incuriosito perché di solito da Primark non ci sono. Allora, non mi ha entusiasmato come le altre, quelle nel pack tondo, e adesso poi credo di averne fatte questo mese. Però devo dire che era simpatica perché vedete che era gialla con i limoni, eccetera. Buona, idratante, anche questa made in Corea, ma francamente preferisco le sorelline di Primark tonde. In ogni modo non ho particolari segnalazioni ne negative, ha fatto il suo, ci può anche stare, ma di Primark preferisco le altre. Tra cui preferisco di Primark la versione della linea PS Skin, che è la linea Plus di Primark. Sapete quanto amo i patch occhi, non fatemi dilungare su sta cosa. Questa è la linea Plus, scusate. Sono maschere, anche queste, estremamente intrise di prodotto, vegane, cruelty free. Questa linea, secondo me, ha proprio un plus in più rispetto alle tonde classiche che vi faccio vedere ciclicamente. È molto, molto intrisa di prodotto, idrata bene la pelle, rimpolpa, lavora sulle linee sottili. Mi piace, questa è una buonissima linea. Ciclicamente ne prendo un po' e la niacinamide è la sorella della vitamina C. Aiuta appunto a definire le linee sottili, a rimpolparle, eccetera. È buona, è una buonissima maschera. Queste hanno 23 grammi di prodotto, stramega consigliate, 1,80 euro. Potrei assolutamente riprenderla. Ho finito una confezione di patch occhi di Primark alla caffeina. Non fatemi dilungare oltre, li amo alla follia. C'è un video dedicato dove li analizziamo in dettaglio. Sono 15 trattamenti, costano 2,50 euro. Sono buonissimi. Molte di voi mi hanno dato ragione. Se non le avete ancora provate, provatele. Anche questi fanno parte della linea PS Skin di Primark. Io li adoro. Alla mattina, se vi sveglia, io tendenzialmente nell'ultimo periodo alla mattina li uso, mentre mi preparo. Danno un primo step di idratazione, sgonfiano la zona, ci si vede già meglio. Voi provateli e poi fatemi sapere. Buonissimi, nuovamente stramega consigliati. Ho fatto di Garnier Skin Active una maschera in tessuto notte, super idratante, rigenerante, acido ialuronico, acqua marina e fiordaliso. Stesso discorso di quella alla vitamina C, anche qui l'ho usata 2 volte. Questa, ragazzi, anche qui ci sono 28 grammi di prodotto,
Ma questa, a differenza di questa qua, che il discorso ve l'ho detto, questa l'ho trovata ancora più intrisa. Avevo la sensazione che fosse ancora più intrisa. Anche questa l'ho fatta 2 volte, anche questa mi è piaciuta da matti. La prendo e riprendo da diverso tempo, lo sapete. L'ho utilizzata spesso da sola per il discorso che vi facevo dal décolleté in su. Super mega bomba di idratazione, ma utilizzarla 2 volte è veramente un'ottima cosa. Regge benissimo, rende benissimo per 2 utilizzi, non si spreca nulla. Mi piace molto e il combinato tra acido ialuronico, acqua marina e fiordaliso è una bomba di idratazione, effetto rimpolpato, disteso. La pelle ringrazia. Se non l'avete ancora provata, provatela perché è buonissima. Complimenti a Garnier perché tutte queste maschere sono effettivamente molto buone. Poi ho fatto una maschera che conoscevo, che ogni tanto quando la trovo in offerta la riprendo. Maschera siero rimpolpante Revitalift Filler, acido ialuronico, rimpolpa e leviga le rughe, idratazione fino a 24 ore, acido ialuronico concentrato. Questa è molto buona, se mi seguite sapete che ho utilizzato più volte l'acido ialuronico della linea Revitalift. È buona, ben intrisa di prodotto. Questa si utilizza una volta, non ha cioè ritengo che sia altamente concentrata nella maschera e quindi non ne rimane tanto fuori di prodotto, anche se abbiamo 28 grammi. Qui una volta è sufficiente. L'eccesso lo vado a tamponare bene sul collo, a massaggiare bene, ma è molto molto intrisa la maschera. Il siero non è fuori, mi piace molto, stramega consigliata, potrei anche riprenderla. Della linea H&B Healing and Beauty Lime Cucumber ho fatto questa maschera coreana detox, lisciante, nutriente, illuminante, buone. Sto facendo andare comunque diverse cose che ho in scorta. Questa non mi ricordo neanche più quando risale, ma è di una linea coreana, buona, si fa una volta, poco prodotto all'interno. Però idrata, non ho particolari segnalazioni, se non che non sono molto d'accordo sul detox mask per il semplice fatto che, cioè, per me il detox è un altro procedimento, è una buona maschera nutriente, niente da segnalare. Abbiamo finito, dico abbiamo perché questi li faccio fare specie ad Alessandro, l'ultima confezione di questi patch per il naso, cerotti per il naso per i punti neri, anche questi risalgono a una linea coreana, buoni, a seconda poi di quello che trovo li prendo, quelli di Primark anche sono molto buoni, buoni, niente da segnalare. Ho finito l'acqua micellare purificante con aloe vera e tè verde, dermatologicamente testata, della linea Planta Viva Eco Bio Beauty, che se mi seguite sapete che ho utilizzato con questa spugnetta. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi. Allora, non è un'acqua micellare purificante, questo ve lo dico, è un'acqua micellare che strucca bene, senz'altro, che non secca la pelle, effettivamente con un prezzo molto piccolo, questo me lo ricordo da Caddis, però questa era aperta da un po', l'ho voluta smaltire, adesso sto smaltendo diverse cose perché voglio proprio riassestare le mie varie routine. Sempre con testa, chiaramente, non è che uso tutto insieme, però voglio mettere un attimo di ordine. È buona, ma se mi seguite sapete che comunque nell'ultimo medio-lungo periodo preferisco per lo struccaggio prodotti 4 in 1 performanti in un'unica soluzione. Però non ho particolari segnalazioni, nel senso che strucca bene, non brucia gli occhi. Per chi è fedele all'acqua micellare che ci può stare, è un buon prodotto, costa poco. Vi dico, non strucca le tinte waterproof e io tengo sempre in casa questa e infatti questa la utilizzo solo in quel caso. E ne ho già un'altra in scorta pronta perché questa proprio non la batte nessuno da quel punto di vista. Cioè, se prendete solo questa, le tinte waterproof non le strucca, come la molteplicità dei prodotti struccanti che non sono bifasici, ovviamente. Allora, potrebbe capitare che io la possa riprendere, sì, ma non è nella lista delle priorità, ma non ho allo stesso tempo particolari segnalazioni negative. È stato comunque un prodotto che ho utilizzato senza segnalazioni negative. Mi ricordavo infatti che avevo utilizzato un altro magnesio via il discorso di prima, Eurospin. Ho fatto un ciclo di collagene più con sodio ialuronato, estratti vegetali, vitamine e minerali senza zuccheri, The Unique Form. Ho fatto 2 ordini da questo sito tramite una ragazza, mi è piaciuto, ne ho preso uno anche mia mamma da utilizzare, non so, credo che l'abbia finito anche lei, chiederò. Ho
Ogni tanto, non sempre, mi piace fare una routine anche per bocca. Buono, sa tantissimo di menta. Potrebbe non piacere se non piace la menta, però mi è piaciuto, è stato proprio un integratore da bere. Buono, in ufficio ho il drenante che in un video di TikTok appunto vi ho fatto vedere che sciolgo in acqua, che mi aiuta a bere un po' di più per quanto io sia comunque una persona che beve molto. Questo mi è piaciuto, non lo so, vedremo se riprenderlo o meno, però mi piace proprio fare un ciclo ogni tanto, non sempre, che comunque aiuta. Ho fatto una maschera di Ardaraz all'aloe vera, lisciante idratante, decongestionante. Credo di averla fatta dopo un trattamento purificante bello bello strong. Avevo voglia di un'idratazione, calmante e queste di Ardaraz sono molto molto buone. Sto finendo il primo blocco che presi illo tempore fa, non mi ricordo quando. Ma Ardaraz è un buonissimo brand, ho provato al momento solo le maschere, è mio obiettivo provare più avanti quando e se sarà altre cose perché è interessante. Le maschere comunque mi sono piaciute tutte e le sto appunto utilizzando a smaltimento. Ho fatto un'altra maschera Hydra Bomb super idratante rigenerante, vedi il discorso di prima, non mi voglio dilungare, buonissima. Ho fatto una new entry dell'ultimo periodo, vitamina C illuminante maschera siero, luminosità istantanea, pori e rughe meno visibili nel tempo, buonissima. Se mi seguite sapete nel video haul di Amazon, eccetera, che l'avevo trovata in offerta anche all'Iper. Questa è una bomba, cioè questa è, non lo so, è un concentrato di meraviglia. Buonissima, della linea Revitalist Clinical. Il siero, la vitamina C e la protezione solare credo che fossero quasi oramai di 2 anni fa. Queste io le ho viste quest'anno, non lo so se ho scoperto l'acqua calda, ma non le avevo ancora viste. Cioè, questa è una maschera fotonica. Qui abbiamo 26 grammi di prodotto, è un concentrato di idratazione, rimpolpamento, distensione del viso, ultra idratazione, compattezza. Ne ho regalate anche 2 mia mamma, le devo chiedere se le ha già utilizzate. Buonissima, complimenti a L'Oréal Paris perché qui abbiamo un vero gioiellino, potrei assolutamente riprenderlo, ne ho un po' in scorta. Ho finito, sempre di Fiori del Dragone, la doccia crema aromatica. Quando li ho in uso in doccia, adesso mi sono arrabbiata perché Alessandro mi ha preso dalle scorte quello all'orchidea della Scina perché è comodo per quando si allena in pausa pranzo, vabbè. Li riprenderò, però quando ce l'ho in doccia mi piace poi andare ad utilizzare la combo perché enfatizza maggiormente il profumo. Cercate il video sul canale dove parliamo anche di questi. Questo stesso discorso che ho fatto del profumo, super mega avvolgente. A me le docce creme aromatiche di Tesori d'Oriente piacciono, non seccano, a seconda poi dei gusti, la psicologia legata al gusto, non fatemela ripetere perché ve l'ho detta. Buonissimo, potrei assolutamente riprenderlo. Ho finito un'essenza di meraviglia, la prima confezione, la cheratina liquida di Bypass che presi da Action, ve l'ho inserita nei 3 prodotti top di Action. Questa è l'essenza delle meraviglie che da un mese a questa parte io utilizzo. Mi piace tantissimo, ho fatto scorta se avete visto anche il video di Svuota la spesa Action. Se voi non avete ancora provato questo prodotto, provatelo perché 2,02 euro di meraviglia. E se ve lo dice una persona con i capelli ciompi che vede comunque una buona cosa, credetemi, utilizzatelo. Non lo utilizzo come termoprotettore perché sapete che io non utilizzo più nulla di queste cose se non in casi ultra mega eccezionali, quasi mai. Buonissimo, io negli ultimi 4-5 mesi ho aumentato l'idratazione dei miei capelli, niente fa miracoli, lo sappiamo, ma qualche passo in avanti c'è stato. Stra mega consigliata, buonissima, fatemi sapere se l'avete provata. Sullo stesso discorso dell'idratazione ho finito di Color Wow Dream Coat Super Natural Spray che aiuta nell'idratazione del capello, nella luminosità. Questo risale o a una box di Look Fantastic, o al calendario dell'avvento, credo di 3 anni fa, l'ho finito, buono, non è comunque un brand che esploro. Ho tra l'altro questo che risale, credo, al calendario dell'avvento che sto cercando di capire come utilizzare, perché comunque se mi seguite non ho un capello semplice, quello buono.
Ho finito il tonico di Balea Beauty Expert Glow Toner con il 2% di vitamina C e l'1% di pantenolo come tonico da giorno. Vi dirò, io ho visto pareri discordanti su questo tonico da giorno. Non mi è dispiaciuto. Tendenzialmente quando ho tonici illuminanti tendo ad utilizzarli alla mattina, adesso sto utilizzando lo stesso mattina e sera per il discorso che vi facevo prima che voglio un attimo sistemare le mie routine, però vi dirò che questo non mi è dispiaciuto affatto. Leggermente idratante, luminoso, un po' di compattezza. Paradossalmente vi dirò, potrei assolutamente anche riprenderlo, non mi è dispiaciuto. Consigliato per quanto mi riguarda. Come non mi è dispiaciuta però nel lungo periodo la crema della stessa linea che abbiamo anche applicato insieme, Vitamina C Serum Cream con il 2% di vitamina C e l'1% di vitamina E. Allora, questa io alla fine l'ho apprezzata da sola. Negli ultimi 2 mesi, alla mattina sto utilizzando un prodotto solo cremoso, poi l'SPF. Questo è un mix and match tra siero e crema, ma di per sé è una crema, con una protezione solare 30, ma sapete che io metto la 50. Si massaggia bene, è sufficiente senza fare più strati. Io all'inizio mettevo questa con l'acido ialuronico, ma poi ho capito che per goderla al meglio dovevo metterla da sola, poi SPF, make-up, eccetera. E devo dire che non mi è dispiaciuta. Poi è ovvio, si vogliono provare tante cose, ok, però mi piace, potrei pensare di riprenderla magari in combo. Adesso è un bel po' che non vado da DM, ma vi dirò che non mi hanno dispiaciuto. E poi sappiamo bene che Balea è low cost. Potrei riprenderla. Ho finito il gel intimo lenitivo di Vidermina, molto buono per tutta una serie di problematiche che abbiamo noi donzelle. Vidermina è un brand che mi piace molto. Ciclicamente faccio un ordine sulla farmacia dove li ha in offerta. Perché questi sono prodotti che bisogna sempre avere in casa se abbiamo determinate problematiche cicliche legate alla sezione intima femminile. Ho finito come crema notturna fine skincare Biotherm Blue Pro Retinol Multi Correct Cream, crema finale chiusura skincare. A me Biotherm piace. Non ce n'è più, è sporco. Mi piace la profumazione, mi piacciono le componenti, mi piace la resa. Tutto quello che ho provato di Biotherm mi è piaciuto. Se mi seguite lo sapete, sto andando in smaltimento di tutto quello che avevo trovato nel calendario dell'avvento di 2 anni fa, se non vado errato. O l'anno scorso, no, 2 anni fa. Quest'anno non credo che prenderò nulla, ma non lo so ancora. Vediamo. Molto, molto buona, ultra compattante, nonostante io abbia una skincare ultra stratificata. Sapete perfettamente che io ho una skincare ultra stratificata, non quella della stanchezza, chiaramente. Questa non mi ha dato problemi di alcun tipo, dal collo in su, ultra compattante, si massaggia bene, non dà problematiche di texture in eccesso, si può stratificare, buonissima come crema serale. Ah, c'è anche il retinolo, ricordiamoci sempre che l'SPF bisogna metterla sempre, ma se utilizziamo il retinolo, maggiore attenzione, buonissima. Ho fatto e finito Clear Improvement, la maschera al carbone di Origins. Sto facendo fuori le ultime di queste qua. Buona, trovate sul canale una beauty review un po' vintage, ma c'è molto molto buona. Ho fatto scrub con carbone sfogliante corpo con sali del mar morto di Cosmi Premium. Buono, peccato che sia solo 100 ml. Non mi è dispiaciuto, anzi, non è un cream to scrub, ma non è uno scrub super aggressivo, è uno scrub di media presenza delle particelle, si massaggia bene, fa il suo, ovviamente piccolino, si utilizza al massimo 2 volte, però buono, potrei assolutamente riprenderlo. Sulla scia di Cosmi, un prodotto buonissimo che ho finito, l'olio corpo relax effetto rigenerante, sapete che li ho presi, che sto utilizzando, questo l'ho finito. Questo è leggermente erboso, contiene, come dire, estratti di oli essenziali, ma c'è
una componente molto erbacea che deve piacere, e se vi piace provatelo perché è buonissimo. Cioè, gli oli di Cosmi per me, adesso ne ho messo in uso un altro con la crema corpo che ho reinserito intorno alla prima decade di ottobre, anche se qui il clima è un po' così, ma l'ho reinserita perché sapete che l'estate è stata contraddistinta solo dall'utilizzo degli oli corpo di Cosmi. Questo è molto molto buono, però se non vi piace la componente erbosa, vi consiglio quello idratante all'acido ialuronico che sapete che ho provato, che ho finito, che ne abbiamo già parlato. Questo, se invece vi piace la componente erbacea, è un signor olio corpo relax per meno di 5 euro, 100 ml. Sì, buonissimo, potrei assolutamente riprenderlo. Ho finito come contorno occhi serale Collagen Power Firming Eye Cream di Mizone, che presi su Amazon, non mi ricordo più quando. Ok, è un buon contorno occhi che io ho utilizzato da sera, sia come contorno occhi effettivo serale post siero contorno occhi. Ma l'ho utilizzato anche ad impacco, si assorbe benissimo, idrata tantissimo, compatta, non si sgretola. A me piace molto. Devo dire che Mizone non ho provato tantissime cose, ma quello che ho provato mi piace. È un buonissimo contorno occhi di skincare coreana. Tra l'altro viene con la sua bacchettina che io non sempre utilizzo, sono onesta, però per chi è attento maggiormente a queste cose è sicuramente un plus in più. A me piace molto, proverò magari anche quello marrone se capiterà, ma adesso ho altre cose da utilizzare ed è dermatologicamente testato. Buono per doppio utilizzo, anche l'impacco mi è piaciuto molto perché poi ha una texture cream to gel che ti fa questo impacco che si assorbe piano piano, compatta, veramente molto molto buono, ultra liftante, rimpolpante, potrei assolutamente riprenderlo. Non me ne vorrà Belen Rodriguez, chiedo venia. Ho finito cestino perché non ne può più questo mascara, ultra appiccichento, l'ho tirato fino alla fine del mese di ottobre, ma non ne potevo veramente più, ragazzi, sono onesta. Guardate lo scovolino ultra appiccichento, si percepisce proprio anche solo dallo scovolino. Bellissimo il pack, strutturato, bello, tutto quello che volete. Io li ho presi volentieri, anzi, non è che recrimino nulla, per carità, però il mascara proprio non ci siamo. Adesso sto finendo un contorno occhi, inserirò in utilizzo e smaltimento i correttori che già vi ho detto che mi piacevano, ma proprio il mascara non ci siamo. Cioè, proprio ripeto, non me ne vorrà Belen, ma fin dall'inizio è stato appiccichento, difficile da lavorare, ci si sporca come niente, c'è proprio zero, 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 zero. Mi spiace, perché mi spiace, ma il mascara proprio per me è un bocciatissimo. Se dovessi riprendere qualcosa, probabilmente i correttori, ma adesso ne riprenderò l'uso e ne riparliamo, ma proprio non ci siamo assolutamente, bocciatissimo. Devo cestinare perché non ne può più. Cioè, guardiamo la resa pessima, cioè, non colora, non si vede, parliamone. Vedete che non colora? Cioè, proprio resa pessima, bruttissimo, bocciatissimo, il lip marker di Astra, mi spiace perché a me molte cose di Astra piacciono molto, io non so se ne ho preso io uno fallato, ma proprio, cioè, resa pessima, ma veramente pessima. Tono su tono va bene, sapete che mi piacciono i rossetti, le tinte anche nude, tono delle labbra, ma si deve vedere qualcosa. Resa pessima, scrittura pessima, bruciatissimo. Ho finito il cancella età in colorazione nu nude di Maybelline perché adesso sto finendo un prodotto ibrido che se seguite anche gli altri social dovreste ricordare. Però per qualche piccola imprecisione ho finito questo perché era già comunque in dirittura finale. Il cancella età di Maybelline è un evergreen, è buonissimo, qualsiasi tonalità a seconda della tipologia di colore di pelle che avete, è buonissimo, stramega consigliato. Ho finito un'altra confezione di Stanartis Trico Strong compresse capelli. Tra un po' arriverà l'update del secondo mese. Intanto nel mentre ditemi che cosa vi sembra. Insomma, no, la folta chioma, ma
ovviamente ci sto dietro e nel mio piccolo, tra i vari prodotti, bypass, idratazione, fiale, insomma, sto andando avanti, ho altri 2 mesi per completare poi il ciclo dei 4 mesi, ma tra un po' arriverà l'aggiornamento al secondo mese di Stanartis. Andate a vedere il primo video se non l'avete visto, con l'integratore per bocca più le fiale mi ci sto trovando bene. Una confezione di assorbenti Amaryllis, buoni, nessuna segnalazione da fare, sono quelli che costano meno, tra quelli che costano meno da Tigotà, ma non danno reazioni, quindi ottimo. Ho finito l'Hydrasan Invisible Cream SPF 50, vi ho mandato online da poco la base viso, e poi a un certo punto l'ho finita, molto molto buona, in combo con l'SPF 50 Bronze Disdain. Adesso ho messo in uso un'altra protezione solare che avevo dietro in ferie perché la voglio utilizzare, che utilizzo comunque in match con quello di Disdain. Questo è molto buono, utilizzato in questa fase, con il gran sole è troppo pesante, questa cosa già ve l'avevo detta, mi era stato gentilmente omaggiato dal brand che ringrazio nuovamente, mi ha dato modo di provare un buonissimo prodotto. Se non avete visto l'ultimo recente video andatelo a vedere così vedete l'applicazione, buona. Ho finito il gel intimo lenitivo Intima Cosmetic di Gino Canesten, buonissimo. Cioè qui abbiamo un altro signor detergente intimo, aiuta a donare sollievo alle parti intime sensibili, soggette ad irritazione con glicerina. Contiene tutta una serie di componenti che aiutano a lenire la zona, a calmarla, soprattutto nella fase calda, perché io l'ho utilizzato d'estate, quando si è più soggetti a cistiti, eccetera. È un buonissimo detergente intimo che io trovai in offerta da Amazon, assolutamente da tenere in considerazione. L'avevo pagato 7-8 euro per 200 ml di prodotto, mi è durato tantissimo, ne basta poco, lava bene, non irrita, ottimo, potrei assolutamente riprenderlo. Ho finito il deodorante spray sensitive di Action, non utilizzatelo come deodorante perché brucia tantissimo, l'ho finito come profumo post doccia serale da mettere sul pigiama, perché io metto il profumo anche in quella fase, ovviamente questi qui blandi, se lo volete utilizzare in questo modo prendetelo come deodorante bocciatissimo. Invece super mega promosso il deodorante Sunnycure di Action, che sapete che ho ripreso, questo è buonissimo, 1,29 euro, non ricordo, 48 ore di protezione, 0% di alcol, mi piace molto, assolutamente da riprendere. Ho finito di Christopher Robin lo scrub lavante purificante di Christopher Robin, che presi una box Look Fantastic credo l'anno scorso, super mega scontata, molto 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 buono. Ovviamente lo scrub capelli non lo faccio sempre, alterno, scrubba bene, pulisce bene la cute, non irrita, non brucia, buonissimo. Se dovessi avere l'opportunità di ritrovare qualcosa in offerta di questa linea, soprattutto lo scrub, potenzialmente potrei anche riprenderlo, non in offerta, è molto caruccio, vediamola così. Comunque mi è durato perché sono 250 ml di prodotto, in super offerta ancora meglio. Molto molto buono, fatemi sapere se l'avete provato. Ho finito l'olio struccante di Balea, che non è nuovo su questi schermi, ne abbiamo parlato e riparlato, a me piace, non mi dispiace assolutamente, mi piace, non mi dispiace, mi piace. In combo l'ho fatto anche con la doppia detersione, buonissimo, non costa più di 4 euro, potrei assolutamente riprenderlo. Ho finito questo siero rigenerante del Life Plankton Elixir da sera, buonissimo. Cioè questo è un altro concentrato di bellezza che costa 4 reni e mezzo. Ci siamo goduti questa mini size da 7 ml, ok? È buonissimo, è buonissimo. Spero presto tardi di trovare una mega offertona per il siero, perché qui viaggiamo ad altissimi livelli, distensivo, rimpolpante, riempitivo, cioè qui è l'essenza della bellezza, buonissimo. Ok.
Alessandro ha finito Neutromed 5.5 lenitivo, ideazione quotidiana. A lui prendo quelli un po' più blandi perché gli uomini hanno la pellaccia. A volte si utilizza anche lui la vitamina, non sempre, ci teniamo a dirlo. Però questi qui della Neutromed sono molto molto buoni, spesso sono in offerta, complesso con protezione attiva, plastica riciclata, non dà problemi per chi ha la pellaccia. Qui c'è il tappo, infatti mi sembrava che abbiamo un po' di rudo da buttare. Rudo, rudo, rudo. Questo niente, da buttare. Ho finito l'olio gel struccante con vitamina C, alfa idrossiacidi acidi complex. Ideale per il trucco waterproof, non lascia residui grassi, pelle morbida, idratata e luminosa della Clinians, mi piace. Devo dire che non ho particolari segnalazioni. Nell'ultimo, quando l'ho finito, l'unica cosa che ho notato è che è leggermente ciccosetto, che potrebbe non piacere. A me francamente non dispiace. Ciclicamente mi piace anche struncarmi con un prodotto che si sente un po' l'agrume, se non vi piace l'agrume no. Però non è un brutto prodotto, anzi, potrei assolutamente riprenderlo. Strucca molto molto bene, però vi dico, per sicurezza tenetevi sempre in casa un prodotto bifasico perché questi prodotti non sono prettamente performanti proprio su tutti i trucchi waterproof. Strucca molto bene, ma per determinate tinte, parola di Luppetto, tenete in casa questa. Molto molto buono, comunque potenzialmente potrei riprenderlo. Allora, l'ultimo prodotto che vi faccio vedere perché questo non è, aspettatene, ok, perché questo non è finito. Ho finito la maschera The Sea-Tox alla vitamina C, leggermente opacizzante di Yepoda. Infatti vi sto dicendo che sto smaltendo diversi prodotti. L'ho finita. Allora, Yepoda, cioè, non è un brand che onestamente mi ha entusiasmato tantissimo. Sono comunque buoni prodotti che ho pagato con i miei soldini. Mi era piaciuta molto la crema notte, mi era piaciuto molto The Repair Hero, il siero. Se mi seguite da diverso tempo lo sapete, credo di averci dedicato anche un video. Questo è l'ultimo prodotto che mi era rimasto in uso. Francamente, sul mio tipo di pelle, io non ho una pelle che è grassa, quindi l'ho utilizzata molto più lentamente. Per carità, molto luminosa, sì, ma non mi ha fatto assolutamente gridare al miracolo. Se avete una pelle tendenzialmente grassa, qui va ad aiutare la pelle, per andare ad opacizzare leggermente. Non ho particolari segnalazioni, ma non mi ha entusiasmato. Allora, i finiti beauty del mese di ottobre sono finiti. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete provato, che prodotti avete provato, se vi ho dato qualche dritta utile, confrontiamoci nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un mi piace, a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, seguirmi su tutti gli altri social che trovate nell'info box e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!